I furti stanno dilagando in tutta la città. Allarme furti a Vicenza. È l'ex sindaco di centrodestra, Francesco Rucco, a suonare la carica politica sul fronte della lotta alla criminalità e torna a chiedere con forza che vengano potenziati i controlli di vicinato, un progetto in cui aveva creduto quando era sindaco. C'è necessità di un controllo del territorio capillare, c'è la necessità di potenziare i comitati appunto di controllo del territorio fatti dai cittadini. Un controllo di vicinato che è stato istituito nello scorso mandato e che dovrà ora radicarsi in tutte le zone della città. Anche Francesco Rucco promuove l'idea della control room, ma sottolinea che non basta. La control room sicuramente è una soluzione importante, perché abbiamo già visto all'interno della campagna elettorale scorsa a Venezia come è stata realizzata dal sindaco Brugnaro. Era un modello anche per la nostra amministrazione da realizzarsi in questi anni. È importante che venga fatta a potenziamento della sala di regia e di controllo della questura di Vicenza e di tutte poi le forze dell'ordine che sono state messe in rete negli anni scorsi. È importante per un controllo del territorio, però è altrettanto importante poi che le forze di polizia, anche locale della nostra città, agiscano sul territorio in maniera efficace. Infine, l'ex sindaco torna su un suo vecchio cavallo di battaglia, il turno prolungato per la polizia locale perché sia operativa anche di notte. Ossamai non ha più parlato di terzo turno allungato, nonostante la promessa di discuterne nella primavera scorsa. Il silenzio è passato sotto traccia, è necessario evidenziare come questo sindaco non stia lavorando per la sicurezza in città, nonostante sia titolare della delega alla sicurezza. A questo punto riteniamo necessario che individui una persona all'interno dell'amministrazione che a fianco del comandante si occupi H24 naturalmente della sicurezza della nostra città.